un comune isolato, che Cassano è un comune al collasso, è stato addirittura detto, affermato, che non ci sono uomini che rappresentano Cassano nei centri di rappresentanza politica e istituzionale, nonostante abbiamo un consigliere regionale, non c'è questo tipo di realtà. Ebbene, è il caso probabilmente di avvisare queste persone che durante il loro viaggio in questa cabina del tempo, nel frattempo, in questi anni, questa amministrazione ha risanato un dissesto, ha risanato il debito forte che vi era nel comune di Cassano. In questi anni bisogna avvisare queste persone che il comune di Cassano, agli occhi non solo dei cittadini ma anche all'esterno, ha acquisito credibilità, ha acquisito d'immagine. In questi anni sono state fatte opere pubbliche, lavori, Gianluca correggimi se sbaglio, per oltre 30 milioni di euro, più di 30 milioni di euro, senza avere una lira di debito, ma anzi sono avanzate anche dei soldi, 600.000 euro da poter utilizzare in opere pubbliche. Bisogna avvisare queste persone che il comune di Cassano, questa amministrazione, può rappresentare un consigliere regionale che è a un metro di distanza, può rappresentare un presidente di regione che è nostro amico e che è a fianco di Mimmo Lione. Hanno detto che il comune è isolato, con queste condizioni il comune è isolato, ma allora di che cosa stiamo parlando? L'altra sera una persona a me cara, perché io ho tanti difetti, ma ho il pregio di saper ascoltare, di acquisire molti messaggi delle persone, mi ha detto una cosa, due parole, ha detto: i cassanesi non possono dimenticare, non possono perdere della memoria di quello che c'è stato in passato, 20 anni fa, com'era la situazione, il disastro politico, istituzionale e finanziario che vi era. E sapranno qual è la scelta da fare il 6 e il 7 maggio. Cari cittadini, io mi ripresento, sono un consigliere comunale uscente della lista del buon governo, mi ripresento alle elezioni forte del buon lavoro che è stato fatto, forte del buon lavoro che io ho fatto come consigliere comunale. Questo lo dovete giudicare voi nella lista del buon governo. Mi ripresento a fianco di Mimmo Lione, che ha lavorato bene, come ha detto prima Rossella, ha lavorato per 5 anni come capogruppo consigliare, ha fatto un'esperienza come assessore e anche come vice sindaco e adesso come sindaco. Ha tutte le carte in regola. Caro Mimmo, noi ti staremo a fianco, noi e quelli della coalizione. Sibari, noi dobbiamo puntare, Mimmo, però sullo sviluppo, perché adesso abbiamo tutte le carte in regola, abbiamo risanato, abbiamo una situazione di politico finanziaria istituzionale assolutamente pianificata, e quindi ci sono le basi, perché senza queste basi, senza la stabilità, non si può fare niente, non si può promettere niente. Noi dobbiamo puntare, Mimmo, sullo sviluppo, sulla produzione. Va bene aprire punti vendita, negozi eccetera, però noi dobbiamo favorire la produzione, la trasformazione, le opere dell'ingegno. Bisogna produrre in questo comune, bisogna esportare, perché se no non ci sono soldi per andare a comprare nei punti vendita, nei negozi dietro l'angolo. Questa è la cosa importante, bisogna puntare sul turismo, sulle risorse naturali. Cassano deve puntare su Sibari, Sibara deve essere il futuro, il volano del nostro progetto di sviluppo. Io non lo voglio fare più lungo, il 6 e il 7 maggio sono sicuro che voi farete la cosa giusta, che è quella per il benessere del nostro paese, quella di votare per Mimmo Lione, per le liste
a lui associate. Buon voto a tutti e grazie.